Amiche e amici di Special906.com, si balla oggi al picco, la musica che ancora risuona all'interno dell'impianto cittadino, perché lo Spezia ha portato a casa 3 punti fondamentali per la corsa salvezza. Sono 32 adesso i punti della formazione di Thiago Motta. Venezia battuto nel finale all'ultimo tuffo da un Emmanuel Giasi in formato strepitoso, che ha trovato il pertugio, il buco giusto per mettere alle spalle di Maenpa. Una partita oggettivamente brutta, una partita con non tante emozioni, una partita che è stata giocata da due squadre che lottavano per la salvezza, lottano per la salvezza. Adesso chiaramente la situazione in casa Spezia è molto molto migliorata, perché 32 punti che in questo momento hanno i ragazzi di Motta consentono un bel margine sulla zona di retrocessione. 10 punti adesso in vantaggio della formazione Aquilotta, autrice comunque di una buona prova. Motta ha un po' stupito tutti, lasciando in panchina sia Verde che Manai, erano i due elementi principali di questa squadra. Ha deciso di giocarsela con Kovalenko in attacco, con Agudelo, due giocatori che purtroppo non hanno inciso più di tanto in questa partita, ma nella ripresa sono entrati proprio Verde e Manai, hanno dato un'altra verve a questa squadra che ha finito per portare avanti e a casa un risultato importantissimo. Conta tanto, conta questo, contano i 3 punti per continuare a rimanere agganciati a questa Serie A, una vittoria importantissima, lo ribadiamo. Il Spezia ha battuto 1-0 in Venezia, decide Emmanuel Giasi al 94esimo, tra l'altro lui che in questa pausa è stato assoluto protagonista con le uova dell'Emmanuel Giasi Foundation, anche un bel modo per rispondere presente verso i più bisognosi. Se lo merita questo ragazzo, che è diventato un'istituzione per lo Spezia, imprescindibile per Motta, gioca in tutti i ruoli che gli vengono cuciti addosso. Non ha fatto benissimo stasera la prima punta, poi è tornato però nel suo ruolo ideale ed è riuscito a portare a casa una vittoria fondamentale. 3 punti d'oro, ci scrivete, è giusto, sono veramente 3 punti d'oro quelli che ha conquistato oggi lo Spezia, che si porta praticamente a quota 32 e molto molto avanti nella lotta a salvezza. Tra poco anche le dichiarazioni dei protagonisti, ma chiaramente è partita la festa già in città, con un picco finalmente a disposizione al 100%. Sono rimasti ancora alcuni tifosi del Venezia che continuano a sostenere la squadra. Per il Venezia si fa dura adesso la lotta per salvarsi, quantomeno però la sensazione è che lo Spezia sarà in Serie A anche l'anno prossimo. Manca ancora qualche punto per riuscire a festeggiare, per portare a casa la barca, per portare la barca in porto, però adesso ci si gode naturalmente questa vittoria, questo successo, un successo importantissimo, lo ribadiamo, soprattutto per il valore, per una partita che sembrava ormai avviata verso un pareggio che accontentava poco entrambi. Alla fine lo Spezia ha deciso di prendersi l'intera posta in palio. Tra poco allora l'appuntamento con le pagelle, con le dichiarazioni dei protagonisti, tutto su Spezia 1906.